Abbellire i muretti del litorale donando nuova forma a spazi pubblici fino ad ora grigi, portando colore e aggregazione. È l'obiettivo del progetto Mosaichiamo la città, che ha visto coinvolte l'Associazione Culturale Chiaroscuro ed anche il Vela Club di Marotta. Le due associazioni insieme, infatti, hanno raccontato scene di mare in mosaico. L'inaugurazione dello stesso è avvenuta nel luogo di realizzazione, ovvero in via Fadi Bruno a Marotta Nord. Noi del gruppo dei mosaici è nata questa cosa per poter abbellire questa cittadina. Sono nati un po' all'inizio per se stessi come corso, invece poi si è allargato, abbiamo cominciato a fare i muretti e abbiamo sempre preso materiale di recupero, piastrelle che buttano via, scarti di alcuni negozi che magari chiudono. E quindi più che altro si chiama Tre Candis, proprio perché rompiamo queste cose vecchie e le facciamo tipo alla Gaudì. Quindi usiamo sia il recupero, sia materiale cementizio come colla e poi si mette una base finale per poterle fare durare nel tempo. Quindi siamo orgogliosi di questo perché abbiamo abbellito tutto il lungomare di Marotta. Saremmo stati anche un'ottantina tra avvicendarsi dei giorni e dei mesi. Il muretto ci si impiega anche tanto. Per fortuna abbiamo trovato un metodo che lo facciamo su una rete, che lo si può fare anche nei giorni che non si può lavorare all'esterno, dentro nella sede. Per incollato su questa rete si mette l'opera poi applicata sul muretto e si continua a mettere tutto intorno quello che manca. Quindi fare un muretto di 3 metri a volte ci vuole anche un mesetto, perché tra l'opera e tra finire e tutto ci vuole. Siamo qua a inaugurare oggi con molto piacere 4 dei forse 8 o forse 10 mosaici che completeranno il nostro fronte mare del nostro club. E rappresentano il mare, ovviamente, così come l'abbiamo visto noi, così come i nostri direttori artistici e anche esecutivi hanno poi deciso di eseguirli. C'è stato un lavoro importante perché non sono poi facili da realizzare, ci è voluto diversi mesi, ci sono voluti e anche impegno di tanta gente, che oggi ringrazio vivamente perché veramente saranno un nostro orgoglio poi avere all'ingresso del nostro club una finestra un po' più, una porta ancora più piacevole, in modo affinché poi tutti possano venire a trovarci e dividere con noi la passione per il mare e per la vela soprattutto.